Benvenuti o bentornati sul mio canale. Io sono Veronica, se non ci conosciamo. Se non ci conosciamo, ci conosciamo con un video haul di acquisti. Poche cose ma interessanti. Innanzitutto vi faccio vedere cosa ho trovato nella Jewel Candle del video lo scorso, quella dedicata al mio segno, ai gemelli, e c'è proprio la catenina con la costellazione del segno zodiacale. È una cosa troppo carina, con tutte le strass, troppo bellina. Posso metterla via adesso. Ho messo tutti gli acquisti nella scatoletta di Astra, che hanno cambiato le scatoline con cui vi arrivano gli ordini. È troppo carina anche lei. It's makeup time. Carissima. Tra il fucsia e l'arancio. Allora, da Kiko ho fatto un ordine online, sì. Ho acquistato questi prodottini qui, tutto è nato grazie a lui. Sono riuscita a trovare finalmente l'Opulent Aura Lip Balm della collezione per Bridgerton, lo 04 Dazzling Dahlia. Finalmente era reperibile online, perché in negozio non l'ho mai visti. Eccolo qua. Bellissimo colore. Volevo metterlo nel video dove ho provato i prodotti di Bridgerton, ma non c'era ancora lui. Poi ho preso della Gold Reflection il 3D Ida Lip Gloss. Lo 01 Glowing Lilac, che è quello lilla, che la volta che ero andata in negozio non mi era sconfinferato, adesso mi è piaciuto, da capire. E poi ho preso l'Unlimited Double Touch, il 155, li hanno rifatti. Hanno fatto la versione quella brillante e non opaca, se mi ricordo male. Io ho preso lui, che è brillantino, ha dei brillantini, non è opaco. Qui ha il lip gloss e qui il rossetto un po' brillantinoso. Anche il pack è tutto con i brillantini. Il 155. Ho preso due smalti che mi piacevano, che sono 238 e 237 e 238. Questo è un po' più sul rosato, questo è un po' più lilla. Magari è da mettere anche o sul gel oppure sulle unghie dei piedi per matchare. Poi da Kiko Basta, Neve Cosmetics, cerco di andare in ordine cronologico. Neve Cosmetics ho preso il nuovo Velvet Blush, eccolo qua, col suo specchietto, il Velvet Blush, e ne ho approfittato, ho preso due rossetti. Uno è Blueberry Pancake di Dessert à Lèvres e l'altro, sempre Dessert à Lèvres, è Gelso. Questo dovrebbe essere un po' più violaceo. Blueberry Pancake, il pack mi piace un casino, metallizzato viola. Eccolo qui.
anche un po' trasudato, poverino, visto le temperature. Molto bello, almeno sbocciato, era molto bello, molto violaceo, mi piace. Mentre l'altro dovrebbe essere lucidino gelso, se non mi ricordo male. Sempre pack viola metallizzato, eccolo qua. Mi sono piaciuti e ne ho approfittato, visto che dovevo fare l'ordine per il blush, ho approfittato, ho preso anche loro. Non l'ho preso da Neve Cosmetics, ma ho fatto l'ordine da Bio Boutique La Rosa Canina. E infatti mi hanno dato due campioncini della Mater Natura, lo shampoo volumizzante alla magnolia e Limoniamo crema mani, gomiti, piedi, talloni, durea 10%. Ero convinta di aver fatto l'ordine da Neve, invece no, l'ho fatto da Bio Boutique La Rosa Canina perché avevo uno sconto più alto, l'avevo trovato. Da Astra, sì. Io devo quasi tutto ordinare online perché fisico non li trovo. Ho preso 4 di Sleepover Lip Marker, che mi ricordano un sacco quelli di Kiko che aveva fatto molto tempo fa. Praticamente si possono usare sia per il contorno che come rossetto, da quanto ho capito. Sculpt e Fill. Io ho preso il numero 5, che è quello marroncino, non so perché, non va bene. Ho preso il numero 1, il numero 6 e il numero 2. Li voglio provare e vedere se assomigliano veramente a quelli che aveva fatto Kiko molto tempo fa. In omaggio mi hanno dato il My Lipstick Full Color, il numero 21. Selene. Che bello acceso. Per l'estate secondo me molto carino. Molto carino. È molto interessante per l'estate questo. Poi Asta sono sempre carini che lasciano sempre un prodotto in omaggio. Questa è una cosa molto carina secondo me. Infine da Nabla, che mi è arrivato oggi. Io non pensavo fosse così grande e pesante come mascara. È il Vicious Waterproof di Nabla, il mascara. Hanno fatto la versione del Vicious, una volta c'era limitata che era tutta oro, per Natale forse, questa adesso è la versione estiva credo, tutta azzurrina con gli occhi dorati. Non pensavo fosse grande e pesante come mascara, infatti la confezione è veramente grande. Teoria l'effetto dovrebbe essere questo, lo spero molto. Lo scovolino è così. Insieme al mascara ho preso anche la Nabla Viper Lip Mask, stavolta l'hanno fatto in versione cocco, al cocco. Io ho anche quella normale che mi piace, ma cocco non potevo dire di no. Eccola qua, anche il pack è cambiato, quell'altra era sul rosino nude, questa è bianca e oro, molto carina, con sempre questo serpente e anche il suo tappino. Eccola qua,
Mi sto trovando bene anche con l'altra maschera che uso direttamente come fosse un burro cacao. Piacerà anche lei? Spero di sì. Per la prima volta Nav ha messo due campioncini. Non era mai successo. Dello Skin Realist in due tonalità, la 2 light e la 3 medium. Qua. Gli unici che posso dire i prezzi sono dei Slip Over Lip Marker, che sono 6,90 euro l'uno. Questi erano i miei acquisti del periodo. Spero che il video vi sia piaciuto, è stato utile in qualche modo. Lasciate un like, un commentino qui sotto. Iscrivetevi al canale, mi raccomando, vi mando un grosso bacio e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!